Ciao raga, ben ritrovati. Oggi sono venuto a fare una passeggiata fuori città. Sono in un'area forestale a una quarantina di chilometri fuori Copenaghen, un posto molto bello che mi piace un sacco, dove però non venivo da un po'. E a dir la verità non avevo programmato di fare un video oggi, era un'uscita fotografica, però sono arrivato qua e ho trovato un autunno pazzesco. È una bellissima giornata e quindi voglio lasciarvi con qualche immagine. Sarà un video un po' accroccato, ve lo dico subito, e mi scuso per questo, però oggi sono con la mia ragazza, quindi mi voglio godere la passeggiata e non ho molto tempo per fare delle riprese curatissime. Voi rimanete comunque con noi se vi fa piacere. Una cosa che mi piace un sacco di questi boschi è che sono misti, ci stanno tantissime tipologie di alberi e lo si può vedere dalle foglie che si trovano a terra. Abbiamo del faggio, abbiamo della betulla, abbiamo della quercia e da qualche parte ci dovrebbe essere anche l'acero. Allora, l'acero ancora non l'ho trovato, però in compenso c'è questa abetaia mostruosa. Guardate come la luce si infila tra gli alberi, è una cosa incredibile. È pieno di funghi in giro, questi qua sono dei boleti badio, uno e due. Spero di trovare qualche porcino. Ho già trovato qualcuno diversi giorni fa, settimana scorsa, in un'altra foresta però. E c'è scappata una bella pasta. Questi boschi sono umidi, specialmente in autunno, sono proprio fradici. C'è un muschio, raga, che veramente è, cioè, si vede proprio che è vivo e vegeto. Cioè, è un muschio proprio spavaldo. Guardate quanto è spesso. Se io premo, la mano va a finire dentro. È incredibile. Poi riprende la forma. È quasi un peccato camminarci sopra. Anche se praticamente non si rovina perché elastico. Andiamo a vedere l'acero. Eccoci qua. Lo riconoscete questo posto? Adesso ci posizioniamo in questo braciere un po' più piccolo e appartato e vediamo di accendere un po' di fuoco e di cucinare qualcosa. Sembra troppo fradicio questo.
Dai, mettici un po' di forza. Brava. Non so se conoscete la differenza tra legni morbidi e legni duri. I legni morbidi sono quei legni tipo il pino o l'abete che sono facilissimi da accendere anche quando fa freddo, e che però bruciano molto rapidamente, quindi durano pochissimo. I legni duri invece sono legni che sono un po' più difficili da far prendere, un po' più difficili da infiammare, che però poi una volta che hanno preso durano un po' di più. E quindi utilizzeremo questi rametti di abete per innescare. E poi, come avete visto, ho fatto un po' di ciocchetti di betulla e quelli li metteremo dopo per alzare un po' il fuoco e per fare un po' di brace per cucinare. Filalo bene sotto. Se io lo spiaccichi dentro si spegne. E zitto tu. Vedi quanto fumo che fa, perché sono bagnati. Sono molto umidi. Questa qui è fradicia, la mettiamo così intorno in modo che comincia ad asciugarsi. Ci siamo preparati una piadina con seitan e insalata. Una roba semplicissima, ma buona. Ammazzo, mi scrocchio. Ci ha brustolito. Stando nel bosco, raga, si impara a vivere. Sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è, e adesso ve lo dimostro. Guardate questo faggio, qualcuno l'ha abbattuto, ma non l'ha tagliato di netto. Vedete? È rimasta questa piccola sezione a collegare il tronco con le radici. E tanto è bastato alla pianta che, guardate, è viva. È viva. Ha messo le foglie questa primavera, questa estate, adesso è autunno. E le sta perdendo esattamente come tutte le altre piante che sono qua intorno e che sono rimaste in piedi. Quando ci sentiamo a terra e ci sembra che vada tutto male, in realtà, se ci pensiamo bene, non va mai tutto male. C'è sempre un qualcosa di positivo nella vita di ogni persona, ed è proprio da lì che bisogna ripartire per andare avanti e per mettere foglie nuove. Io, raga, sono un pazzo che va in giro a parlare da solo nei boschi, ma vi giuro che a me queste cose mi emozionano. Cosa prepariamo qui? Del caffè danese. Io la tazza con i funghi che mi hai regalato tu, e a te ti do la tazza
Free Luftland. E questo è il bibitone danese. Il caffè è molto molto lungo. Non c'è il porcino su questa tazza. C'è il lattario, la manita la manita muscaria, scusate, l'idnum, la mazza di tamburo, un po' di roba, però il porcino non c'è. Vabbè, non è male, dai. Non mi guarda così, non mi guarda così. È ovvio che non è l'espresso italiano. È tipo un tè che sa di caffè, dai. In uno dei video precedenti vi ho parlato del mio vecchio zaino di quando ero negli scout. Ebbene, eccolo qua. Voi sapete che io sono un sentimentale e parlare di questo zaino mi ha riportato alla mente un sacco di bei ricordi. E quindi ho deciso di rimetterlo momentaneamente in pista, anche se a 20 anni suonati. Lo utilizzerò durante questa stagione invernale per trasportare il materiale per il campeggio nei boschi, e materiale abbastanza voluminoso e che quindi ha bisogno di uno zaino con un litraggio abbastanza importante. Infatti non so qua se leggete Invicta Alpine Experience Cody 70, uno zaino da 70 litri, enorme. E niente, sarà divertente andarsene in giro con questo zaino e riscontrare le differenze con i modelli più recenti, più moderni che ho utilizzato negli ultimi anni. Ragazzi, questi boschi in autunno sono di una bellezza indescrivibile. Io spero con questo video così un po' arrangiato di essere riuscito a farvi apprezzare almeno una parte di quella bellezza. Grazie infinite per essere stati con noi, un abbraccio grande e ci vediamo ad un prossimo video.